Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di ricostruzione delle misure che si attendono dal governo ai territori per spingere la ricostruzione del centro Italia. I sindaci, e tra poco ascolteremo, ecco, il sindaco di Teramo e presidente di Anci Abruzzo Gianguido D'Alberto, che è in collegamento con noi via Skype. Proprio su questo argomento. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a tutti. Eccoci. Come dicevo, parliamo in apertura del nostro telegiornale di ricostruzione con la protesta che avete nuovamente annunciato per i fondi nel DL Semplificazione e anche nel DL Rilancio per la ricostruzione, non solo tutta la parte di snellimento della burocrazia. Prima di fare una chiacchierata con lei, sindaco, la invito a vedere il servizio che ha preparato per noi Giuseppe Dintino, poi approfondiremo il tema. Ricostruzione al palo e l'emergenza Covid di certo non semplifica la situazione. I sindaci del cratere sismico sono in protesta e minacciano di restituire la fascia tricolore. Il governo è inadempiente e lontano anni luce dai problemi dei cittadini. Questa è l'accusa del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, che si dice al fianco dei sindaci. La polemica scaturisce dal fatto che nel decreto semplificazioni, atteso nelle prossime ore sul tavolo del Consiglio dei Ministri, non ci sarebbe traccia di interventi a favore della ricostruzione. Marsilio spinge affinché i provvedimenti siano inseriti direttamente nel testo piuttosto che presentati sotto forma di emendamenti. Gli emendamenti infatti dovrebbero essere sottoposti ai passaggi in Parlamento e quindi attendere la conversione in legge del decreto stesso. È giunto il momento di dare risposte concrete ai sindaci, al territorio, ai cittadini, incalza il governatore. Marsilio ha inviato diverse lettere al premier Conte che vertono sia sul terremoto dell'Aquila che su quello del centro Italia. Il governatore chiede misure finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione, sia pubblica che privata, e di garantire nuove assunzioni di personale negli uffici speciali. Anche il commissario straordinario Giovanni Lennini chiede un pacchetto sisma. Secondo Lennini occorre stabilizzare il personale precario e prorogare i contratti, collegare il sisma bonus con il contributo per le case lesionate, prorogare lo stato di emergenza e dare poteri veramente straordinari al commissario, almeno per le opere più complesse. Queste misure infatti non erano state inserite nel decreto rilancio che al termine del passaggio alle Camere sta per essere convertito in legge. Adesso è importante insistere affinché siano varate al più presto, ha dichiarato Lennini, a meno di due mesi dal quarto anniversario del primo dei terremoti che hanno sconvolto il centro Italia. E allora torniamo dal sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Allora, sindaco, abbiamo sentito il servizio, tante discussioni, tante riunioni, però poi all'atto pratico sembra, come nel gioco dell'oca, di tornare sempre al punto di partenza. Sì, è proprio così. Abbiamo lavorato dopo la nomina del commissario Lennini alla predisposizione di questo pacchetto che recuperasse tutte le norme e gli emendamenti che abbiamo proposto nel corso di questi anni e che sono stati sempre bocciati nonostante l'impegno promesso. C'è stato un passaggio importante con l'approvazione del decreto sisma alla fine dello scorso anno, ma in realtà le disposizioni di cui noi abbiamo bisogno non erano state inserite. Questo pacchetto sisma, che riguarda in particolare le disposizioni di semplificazione, misure straordinarie della cosa che stiamo vivendo, sono quelle di cui abbiamo bisogno. Abbiamo chiesto di inserirle all'interno del decreto rilancio o del decreto semplificazioni, decreto rilancio ovviamente in fase di conversione, o nel decreto di semplificazioni subito da parte del governo. C'è stato il primo round che è andata male, diciamo, perché utilizzo questo termine per non dire altro, perché hanno di fatto non discusso questo pacchetto, questi emendamenti. Ora c'è la nostra richiesta forte di inserirlo subito all'interno del decreto legge semplificazioni, richiesta da parte di tutti i sindaci che insieme al commissario, questo è molto importante, questo sostegno che reciprocamente i sindaci tutti del cratere attraverso le ANCI e
il commissario straordinario stanno spingendo per poter raggiungere questo obiettivo. La capacità del commissario Legnini di ascoltare il territorio è un punto di forza. Ora però dobbiamo assolutamente tradurre in norme ciò che chiediamo. Siamo disposti e siamo pronti a riconsegnare le fasce. L'avevamo annunciato prima dell'emergenza Covid, dove per la prima volta, devo dire, con il decreto sisma, il tema del nostro cratere era diventato un tema di governo. Le ultime vicende, come giustamente ricordava lei, hanno fatto fare, insomma, alla vicenda sul piano istituzionale un passo indietro che assolutamente non possiamo permettere, non lo possiamo permettere ovviamente per i nostri territori e per le nostre popolazioni. Ecco, è appena uscita qualche minuto fa una dichiarazione sull'ANSA del Presidente del Consiglio Conte che dice avremo norme che contengono facilitazioni per le ricostruzioni delle zone terremotate. Insomma, sembra un'apertura da parte del Primo Ministro, però poi all'atto pratico, quando si arriva al dunque, non arriva mai il momento in cui, insomma, si mettono i puntini sulle i. Sì, ho avuto modo anche ieri di sentire il commissario Legnini che si è confrontato proprio anche a seguito della forte iniziativa dei sindaci, del commissario stesso, con il presidente del Consiglio Conte che si rammaricava per il risultato insomma, mancato nel decreto rilancio e aveva assunto l'impegno di inserire nel decreto semplificazioni il pacchetto sisma. È un'apertura, diciamo così, che ovviamente a parole in questo momento raccogliamo positivamente. Da un lato, però, consentimi, Alfredo, di dire che non deve essere necessario, dopo 4 anni, dai primi eventi sismici, costringere i sindaci, quasi ad elemosinare norme di cui siamo tutti consapevoli, abbiamo tutti contezza. Sono fondamentali, sono l'unica possibilità per poter sbloccare finalmente la ricostruzione, soprattutto la ricostruzione pubblica, perché il commissario con l'ordinanza 100 sulla ricostruzione privata, devo dire, lo ringraziamo, ha dato un impulso importante di cui vedremo i frutti a breve. Sulla ricostruzione pubblica abbiamo una situazione che è intollerabile, noi abbiamo anche il problema delle ATER, quindi edilizia pubblica e residenziale, che incide in modo pesante sulle famiglie. Senza parlare ovviamente delle scuole e degli edifici strategici, noi abbiamo bisogno di misure straordinarie, poteri straordinari sul modello del Ponte Morandi a Genova, cioè misure veramente di semplificazione. Se non vengono inserite ora, quando dobbiamo inserirle? Quanto dobbiamo aspettare? Noi non siamo più disposti ad attendere. Tra l'altro, gran parte di queste misure all'interno del pacchetto sono misure a costo zero, quindi semplicemente norme di semplificazione pura, senza un impatto economico-finanziario. Ecco perché risulta ancora più intollerabile questa mancanza di attenzione. L'ultima domanda che le faccio, tra poco insomma, si riparte anche con l'anno scolastico, almeno queste le rassicurazioni da parte del Ministro e la volontà governativa. È chiaro che il tema della ricostruzione si intreccia anche con quello delle scuole. Sì, ha centrato perfettamente. Io nella visita della ministra Azzolina, nel corso della visita della ministra Azzolina in Abruzzo, ho posto proprio questo tema. Non potete pensare di chiedere ad un territorio che ha già compresso, ridotto sensibilmente i suoi spazi a causa delle calamità naturali, delle calamità sismiche ovviamente, e ha già degli spazi fortemente ridotti, le scuole chiuse, edifici pubblici chiusi per il sisma, di dover fare un'ulteriore operazione di razionalizzazione degli spazi. Non li abbiamo, semplicemente non li abbiamo. Ecco perché è necessario che ci sia un'attenzione diversa, straordinaria per i nostri territori, perché ovviamente se l'obiettivo deve essere e sarà la riapertura il 14 settembre in presenza delle scuole, per fare questo bisogna metterci in condizione di poter raggiungere questo obiettivo e i comuni del cratere, non parlo solo per l'Abruzzo, ma ovviamente in particolare per la nostra regione, devono essere messi in condizione attraverso misure straordinarie, risorse straordinarie e diversificate rispetto agli altri territori. Altrimenti rischiamo di chiedere ai sindaci, alle province, un qualcosa di impossibile. E allora al sindaco di Teramo e presidente di ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto per questo intervento nel nostro telegiornale. Buona giornata, chiaramente buon lavoro. Grazie, grazie.
E noi proseguiamo, ci spostiamo a Penne, siamo in collegamento in diretta con Stefano Recanati. Questa mattina a Penne c'è stato un summit dei sindaci per quanto riguarda la sanità. E allora vengo da te, Stefano, raccontaci che cosa è successo questa mattina e do anche il buon pomeriggio al sindaco di Penne che è accanto a te. Buongiorno Alfredo, buongiorno telespettatori del TG6. Sì, intanto ringraziamo subito il sindaco di Penne Mario Semproni che ha accettato il nostro invito e ha aspettato questo collegamento. Grazie sindaco e buongiorno. Altrettanto. Questa mattina incontro voluto proprio dal primo cittadino del capoluogo dell'area Vestina per mettere a conoscenza gli altri sindaci non solo dell'area Vestina ma anche dei comuni limitrofi del Teramano sulla situazione ospedale San Massimo. Sappiamo che l'ospedale ha avuto un ruolo centrale, fondamentale per quanto riguarda l'emergenza Covid-19, ma però adesso bisogna ripartire. Allora, sindaco, qual è stato il tema di questo incontro e che cosa ha voluto comunicare ai suoi colleghi? La nota positiva di questa giornata è stata innanzitutto che sono intervenuti i sindaci dell'area Vestina, di tutti i comuni, a prescindere dalla casacca, a prescindere dal colore politico. E la nota altrettanto positiva è stata di aver condiviso con tutti la strada da seguire, perché come sapete ieri pomeriggio è stato nominato il nuovo direttore generale della USL di Pescara e abbiamo così tutti in comune accordo deciso che quelle criticità che sono state esaminate e rilevate oggi verranno sottoposte alla sua attenzione nel giro di 7-10 giorni. Ecco, sindaco, ci sarà questo primo incontro anche conoscitivo con il nuovo manager della ASL, Ciamponi. Che cosa allora porterete? Qualcosa di concreto? Ecco, per far ripartire questo ospedale, ormai c'è bisogno più che mai, lo ribadiamo, di atti concreti, di proposte concrete. L'emergenza Covid ha fatto capire che non è possibile che tutto il territorio della provincia di Pescara faccia riferimento al solo ospedale di Pescara. È inconcepibile ed inammissibile, soprattutto anche perché l'area Vestina è un'area estesa notevolmente come superficie e con una popolazione anziana e sparsa. Questo fa sì che l'ospedale di Penne a questo punto sia fondamentale per assistere i cittadini dell'area Vestina. Ecco, sindaco, proprio nei giorni scorsi una prima notizia positiva per l'ospedale di Penne. Da tanto si parlava di questi 12 milioni e mezzo di euro. Finalmente c'è stata la firma tra la Regione Abruzzo proprio e il Ministero della Sanità per quanto riguarda questi soldi, questi fondi per la ristrutturazione dell'ospedale San Massimo. Beh, devo dire che oramai la storia di questi 12 milioni e mezzo di euro era una storia alla quale nessuno più credeva. Per fortuna, con quanto è accaduto appunto con la firma di questa convenzione, sembra che questo denaro adesso sia utilizzabile e consentirà di fare quei lavori di adeguamento sismico della struttura in maniera tale che il tutto possa ripartire nella massima sicurezza. Ecco, sindaco, secondo lei questo è un primo passo di volontà da parte della Regione Abruzzo perché l'ospedale San Massimo di Penne torni ad erogare servizi importanti per la comunità? Non può non essere così. L'ospedale di Penne, ripeto, io non mi piace nemmeno chiamarlo ospedale di Penne perché sembra più una cosa campanilistica. Questo è l'ospedale San Massimo che eroga servizi ai cittadini dell'area Vestina. È fondamentale, è stato dimostrato che senza questo ospedale le cose non possono andare avanti. Io credo che anche la Regione abbia capito questo e quindi sono fiducioso che prossimamente, insomma, verremo presi in considerazione più di come è stato fatto in passato. Ecco, sindaco, altra nota positiva è proprio oggi, perché oggi, martedì 7 luglio, nel reparto di chirurgia sono tornati gli interventi ortopedici in day surgery e one day surgery, però il problema del reparto di ortopedia purtroppo resta ancora il personale, così come in tutto l'ospedale San Massimo. Ecco, poco personale soprattutto tra voi medici.
Purtroppo questa è una sacrosanta verità. È in corso un concorso, scusate il gioco di parole, che dovrebbe assegnare all'ortopedia di Penne due medici. Ci sono 18 domande per quello che io conosco. Purtroppo ci servono tre membri di una commissione esaminatrice, ne sono stati individuati due. Purtroppo la regione così è ancora un po' indietro nella nomina del terzo componente. Quindi io spero che tutto questo porti ad una accelerazione dei tempi. Poi sul discorso della ripresa degli interventi, certo l'ortopedia oggi riprende gli interventi, però saranno interventi diciamo di importanza ridotta, non come quelli che si facevano prima di questa emergenza Covid. Ecco, proprio così, perché infatti le operazioni per quanto riguarda la rottura del femore si faranno in collaborazione col presidio ospedaliero di Popoli e in questi giorni, soprattutto causa Covid, c'è stata anche questa sinergia tra i due nosocomi. Ecco, questo che rilevanza ha per l'ospedale di Penne e per tutta la sanità? Ma ancora una volta questo dimostra che l'ospedale di Pescara da solo non riesce ad erogare le prestazioni per tutta la provincia di Pescara e che ospedali anche più piccoli come quello di Penne e come quello di Popoli sono fondamentali per portare avanti il discorso sanità nell'area non solo vestina ma anche nell'area della Val Pescara. E allora, noi su questo chiudiamo, su questa ultima battuta del sindaco Mario Semproni, vi ritroverete con tutti i sindaci tra una ventina di giorni per fare il punto della situazione su quello che è stato l'incontro col nuovo manager e con la nuova direttrice sanitaria dell'ospedale San Massimo, Lara Costanzi. E allora da Penne possiamo chiudere questo collegamento, non dopo aver ringraziato il sindaco Mario Semproni e Gaetano Terrio alla telecamera. Camera e da Penne è tutto, linea che può tornare a voi. Grazie a voi. Grazie al sindaco di Penne, a Stefano Recanati. Noi proseguiamo il nostro telegiornale parlando della governance poll, questo sondaggio tra i governatori delle varie regioni italiane realizzato dal Sole 24 Ore, in cui il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio avrebbe guadagnato posizioni e popolarità e sarebbe al sesto posto della classifica. Tra i sindaci dei comuni capoluogo, l'unico a perdere consensi, seppur di poco, è il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Anno, se non di più. Marco Marsilio guadagna popolarità e quanto emerge dall'indagine nazionale Governance Poll 2020 commissionata dal Sole 24 Ore. Il presidente della regione Abruzzo sarebbe al sesto posto per consensi nella classifica dei governatori. In vetta alla lista quello del Veneto, Luca Zaia, fanalino di coda Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. Rispetto al 10 febbraio 2019, giorno in cui Marsilio fu eletto presidente della giunta regionale, il governatore abruzzese ha guadagnato l'1,4% di consensi, passando, secondo il sondaggio, dal 48 al 49,4%. L'indagine pubblicata sul Sole 24 Ore non riguarda solo i governatori, ma classifica anche i sindaci dei capoluoghi di provincia. In tutto ne sono 106. In Abruzzo il più popolare sarebbe Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, che si piazza al 19° posto della classifica generale con il 58,7% dei consensi, un incremento del 5,2% rispetto a quando è stato eletto. A seguire Umberto Di Primio, sindaco uscente di Chieti, al 30° posto con il 56,7% di gradimento, più 1,7 rispetto a 5 anni fa. E poi Carlo Masci, primo cittadino di Pescara. Masci è 44° in classifica con il 54,7% di consensi. Anche lui ha guadagnato punti, più 3,4 rispetto al giorno dell'elezione. Il sindaco meno apprezzato tra quello dei capoluoghi abruzzesi è Gianguido D'Alberto, primo cittadino di Teramo, al 58° posto della classifica generale con il 53%. Poca o nessuna differenza rispetto a quando gli elettori lo nominarono amministratore. D'Alberto ha perso lo 0,3% dei consensi. Il sindaco di capoluogo più popolare d'Italia sarebbe Antonio De Caro, sindaco di Bari. Il meno gradito invece è Leo Luca Orlando, primo cittadino di Palermo. I migranti che vivono a
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione svoltasi ieri, ha deliberato movimenti e nomine dei prefetti su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Per quanto riguarda la nostra regione, la prefettura di Chieti passa dall'attuale prefetto Giacomo Barbato, che assumerà l'incarico di direttore centrale per l'amministrazione generale presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa, ad Armando Forgione, che assume dunque le funzioni di prefetto. A Pescara, dopo il pensionamento del prefetto, è stato nominato Giancarlo Di Vincenzo. Andiamo avanti con il nostro giornale, parliamo della Costa dei Trabocchi. La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo contro la Regione Abruzzo, salvaguardati i ristoranti sui Trabocchi che ora potranno essere ampliati. Vediamo. I trabocchi potranno essere ampliati, lo stabilisce la Corte Costituzionale che ieri ha respinto il ricorso del governo contro la legge regionale relativa al recupero e alla valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese. La Corte Costituzionale stabilisce da un lato che il ricorso sia tendenzialmente generico, dall'altro che la norma non sia affatto in contrasto con la disciplina di tutela dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Insomma, la legge impugnata dal governo dopo l'approvazione del Consiglio regionale è stata riconosciuta legittima, salvi i ristoranti sulle macchine da pesca che ora potranno anche ampliare la passerella. L'assessore regionale al demanio marittimo e al paesaggio, Nicola Campitelli, parla di sentenza storica. La legge è stata pensata, ideata e votata in soli 30 giorni, ha dichiarato Campitelli. La conferma da parte della Corte Costituzionale consolida il percorso di salvaguardia dei trabocchi, ha concluso l'assessore. La battaglia legale intrapresa da Roma contro la Regione Abruzzo era stata avviata dal primo governo Conte, a trazione Lega 5 Stelle. La seconda commissione della Regione Abruzzo ha approvato il provvedimento amministrativo che riguarda il piano di assetto naturalistico della riserva naturale regionale della Pineta d'Annunziana di Pescara, piano che era stato messo a punto durante la consiliatura Alessandrini. Ascoltiamo il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli, che all'epoca era anche il vice sindaco della Giunta di Pescara. La seconda commissione ha approvato oggi il piano di assetto naturalistico della riserva dell'Annunziana che arriverà in consiglio mercoledì della prossima settimana. È un fatto rilevante e importante perché tanti sono stati nel corso degli anni i piani che però non hanno completato il loro percorso, fin dal 2001. Questo piano di assetto naturalistico è stato votato dal Consiglio Comunale, Giunta di centrosinistra, un grande lavoro portato avanti dall'assessore Paola Marchegiani il 13 novembre del 2018. Purtroppo a quasi 2 anni di distanza arriva in giunta il provvedimento arriverà in consiglio la prossima settimana. Restano fuori 2 aspetti rilevanti a mio avviso. Il primo, che riguarda eventuali corridoi meritevoli di tutela da inserire, era previsto nella nostra delibera di consiglio comunale. Oggi abbiamo avuto la certezza che a 2 anni di distanza la giunta non ci ha ancora lavorato, per cui bisognerà riprendere questo percorso. E il secondo è il famoso articolo 13 del piano di assetto naturalistico che prevede appunto nella zona D1 una fascia dunale per la riconnessione, diciamo, con la riserva. È previsto nel piano di assetto, era previsto anche in un progetto che riguarda il lungomare sud della città di Pescara, però da giorni abbiamo saputo che con un ordine di servizio, senza modificare il progetto, l'area dunale da realizzare tra i 2 stabilimenti è stata soppressa e di qui naturalmente ci sarà la nostra ferma opposizione prossimamente in futuro in regione e in consiglio comunale per fare in modo che quell'area dunale venga reinserita nuovamente in questo progetto. D'ora una notizia di cronaca, si terrà nella giornata di domani presso l'ospedale di Pescara l'autopsia sul corpo di Alessio Carulli, 42enne speleologo originario di Arielli, in provincia di Chieti, deceduto sabato scorso nella grotta di Risorgiva a Rocca Morice, dopo che la cavità naturale era stata invasa dalla piena. Il sostituto procuratore Fabiana Rapino, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, questa mattina ha conferito l'incarico alla dottoressa Federica Merola che, se non ci saranno problemi, domani eseguirà l'esame autoptico. Carulli era rimasto bloccato nella grotta durante una esplorazione.
Andiamo avanti, adesso ci occupiamo di sport. È arrivato in città nel corso della notte il neotecnico del Pescara Andrea Sottil. Da oggi sarà al lavoro. Nel pomeriggio dirigerà la prima seduta di allenamento per preparare il match di venerdì contro il Perugia. Contratto fino alla fine di questa stagione per l'ex allenatore di Livorno e Catania, a cui il presidente Sebastiani affida il compito di centrare quanto prima la salvezza. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Primo giorno in biancazzurro per Andrea Sottil, neotecnico del Pescara, chiamato a sostituire Nicola Legrottaglie e a risollevare il morale di una squadra che era ripartita bene dopo il lockdown, ma che nelle ultime tre partite ha frenato in termini di risultato, un solo punto, ed ha visto il divario della zona playout accorciarsi a tre punti. Sottil sarà affiancato dal suo staff, il vice Simone Baroncelli, il collaboratore Salvatore Gentile, il preparatore atletico Cristian Bella, i quali anche loro ieri hanno risolto il proprio contratto con il Catania. Stamani per tutto lo staff tecnico tamponi e test sierologico, quindi Sottil ha incontrato la dirigenza biancazzurra, pranzo in un ristorante della città e nel pomeriggio il primo allenamento per preparare il match di venerdì contro il Perugia. Si ripartirà dalla difesa 4 e probabilmente dal 4-3, ma prima il tecnico vorrà prendere confidenza con un gruppo che già in parte conosce. Spesso lo scorso anno è stato al Poggio per vedere gli allenamenti del figlio Riccardo. Una opportunità straordinaria quella di Pescara per debuttare in B e senza alcuna remora per un contratto che scade già alla fine di questa stagione. Il presidente Sebastiani è stato chiaro: vogliamo essere liberi di scegliere per il prossimo anno. Sottil ha queste 6 partite per lavorare bene e convincere Sebastiani, Repetto e Bocchetti che proprio lui può essere una soluzione anche per il futuro. Così Sottil ieri sera ha raggiunto telefonicamente nel corso della trasmissione Replay. Io sono molto molto contento. Pescara è una grandissima piazza, per me è una grandissima possibilità lavorativa e quindi arrivo a Pescara molto molto carico, molto determinato, consapevole di allenare una squadra secondo me che ha qualità, che non merita quella classifica, però è chiaro che bisogna anche essere realisti e cominciare a fare punti e a cominciare da venerdì. Il presidente, siamo stati subito d'accordo. Io vengo a fare queste 6 partite, penso solo a queste 6 partite, e il mio obiettivo è centrare innanzitutto i punti che ci tengano lontani dalla zona pericolosa e poi farne il più possibile, quindi non precludere niente. Quindi la concentrazione mia è solo su queste 6 partite, poi la società mi valuterà, faranno le loro considerazioni. Io sono molto sereno, ma non c'è nessun problema. Ancora calcio, ma scendiamo di categoria. Massimo Epifani, allenatore, e Matheus dos Santos, centravanti, sono i colpi da 90 piazzati dal Notaresco. In Serie D molto attive anche Pineto e Castelnuovo. In ritardo Giulianova e Vastese, che devono ancora perfezionare gli assetti societari. Sentiamo. Si anima il mercato della Serie D e gli ultimi giorni hanno visto molto attive le società teramane. Il Notaresco ha ufficializzato la guida tecnica. Si tratta di Massimo Epifani, il cui incarico era da tempo ventilato ed ora è stato ufficializzato. Per Epifani si tratta di una sorta di ritorno a casa, avendo già allenato l'allora San Nicolò, con cui ha conquistato una vittoria del campionato di eccellenza e 2 qualificazioni ai play-off di Serie D, con una finale raggiunta nel 2015, persa con il Fano dopo aver eliminato la San Benedettese. A Notaresco Epifani ritrova il presidente Salvatore Di Giovanni e il direttore generale Alfredo Natali, e per il tecnico pescarese è un po' come riprendere da dove ha lasciato, visto che nell'ultimo campionato fu esonerato dal Pineto proprio dopo la sconfitta di Notaresco. Una mossa, quella del ritorno di Epifani, che dice tanto di come la società rossoblù, che ha accarezzato il sogno Serie C nella stagione che si è appena chiusa, voglia essere ancora protagonista. E dopo un tecnico quotato come Epifani, che nel suo pedigree ha anche panchine di Serie B, Pescara e Serie C,
Fano, ecco un altro colpo da 90. Il centravanti brasiliano Matheus dos Santos, voluto fortemente dal DS Paolo D'Ercole, che già lo aveva avuto con sé a Francavilla nella seconda parte della stagione 2018-2019. Lo scorso anno a Vasto, dos Santos ha già indossato in Abruzzo anche le maglie di Giulianova, Chieti, Avezzano e appunto Francavilla, e nel girone è una garanzia da 15-20 gol. A lui il compito di far dimenticare le giocate di Marco Sansovini. Due gli innesti del Pineto del patrone Silvio Brocco, il DG Roberto Giammarino ha tesserato all'under Davide Verdesi, centrocampista classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli e proveniente dal Porto d'Ascoli. E poi l'esperto difensore classe 85 Davide Salvatori, colonna del Notaresco nelle ultime due stagioni, nelle quali ha collezionato 54 presenze e 5 reti. Prime mosse anche per la neopromossa Castelnuovo, il responsabile dell'area tecnica Claudio Cecchi ha messo a segno due colpi, il portiere Vittorio Natale, classe 2001, nell'ultima stagione al campo basso dopo essere cresciuto nel Teramo, e il centrocampista Leonardo Gentile dal Ponte Vomano, ma con trascorsi in Serie D con San Benedettese, Folgore Veregra e Agnonese. Innesti che si vanno a sommare ad alcune conferme del gruppo che ha vinto l'ultima eccellenza, i difensori Calvarese, Terrenzio, Casimirri e Sanseverino, i centrocampisti Emili, Porrini e Bregasi e gli attaccanti Di Ruocco, Degidio e Antichi. In ritardo invece il Giulianova col presidente Bartolini, che da un lato pianifica la prossima stagione, dall'altro incontra imprenditori interessati a rilevare il club. Tramontata l'ipotesi Mucciconi, che potrebbe però collaborare come sponsor, Bartolini potrebbe vagliare la proposta di un'altra cordata locale. Ritardi anche a Vasto, dove ancora non si sono delineati ufficialmente piani e assetti societari, anche se da alcune indiscrezioni Franco Bolami resterà presidente e il club sarà ulteriormente rafforzato. Il candidato principale per la panchina resta l'ex agnonese Massimo Agovino. Termina qui il TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19, se volete on demand ci sono come sempre i nostri servizi, ormai lo sapete, su YouTube e sul sito tv6.it. Da parte mia, buona giornata.